Ma qualcuno veramente crede che nell'ipotesi in cui vincesse il sì, Renzi non venderebbe quel sì come un plebiscito su se stesso? Ma non prendiamoci in giro. Quel sì non vuol dire sì, soltanto sì a una schifosa riforma. Vuol dire sì alle politiche sull'immigrazione che ha fatto Renzi, sì alle politiche sui voucher, sul lavoro. Vuol dire tutto questo, perché che non, nessuno mi potrà mai raccontare che Renzi non sfrutterà per rafforzare se stesso, la sua posizione politica, anche all'interno del suo partito, quel voto sì. Quindi magari lei mi sta dicendo... prendiamo in giro, diciamo che un voto sulla riforma non c'è dubbio, una riforma per me pessima, ma non c'è altrettanto dubbio che sia un voto su Renzi, perché Renzi l'ha impostato in questo modo e lo imposterà in questo modo se vincesse il sì. Sì o no, questo non è un referendum, secondo lei dopo il referendum, se dovesse vincere il sì, ci potrebbero essere elezioni molto vicine? Beh, Renzi secondo me la prima cosa che farà è far fuori tutti i nemici interni, perché ripeto, sfrutterà politicamente la cosa. Lui venderà come un avallo di tutte le politiche che ha portato avanti fino adesso quel sì da parte di tutti gli elettori. Ho capito. E dopo secondo me cercherà di ottimizzare l'onda per andare al voto il prima possibile. Allora,